Siamo in collegamento con Pietro Pellegrini, vicepresidente nazionale della Confederazione Produttori Agricoli. Salve per essere in collegamento con noi, ben trovato. Sì, buongiorno. Allora, mi dica una cosa, questa mattina a Caserta c'è stata una protesta a tutela della salvaguardia della filiera bufalina. Voi chiedete dei provvedimenti immediati alla Regione Campania? È seriamente a rischio la filiera? Noi chiediamo dei provvedimenti alla Regione Campania e chiediamo dei provvedimenti al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Siamo in una situazione di stallo, nel senso che continuiamo ad abbattere le bufale e non risolviamo la questione della brucellosi. Quindi noi dobbiamo prendere una decisione, altrimenti questo territorio, o come dire, è destinato a chiudere una filiera produttiva che, come dire, fa circolare centinaia di migliaia di risorse economiche e quindi è importante per il territorio. Certo, insomma, sono stati abbattuti tantissimi capi. Voi chiedete una, diciamo, prevenzione di tipo diverso per la brucellosi, come una campagna vaccinale che eviti quindi, insomma, l'abbattimento nel momento in cui i capi venissero infettati dalla brucellosi. Noi abbiamo assistito in questi 10 anni all'abbattimento di questi animali, che in qualche misura riteniamo siano incolpevoli. Oggi proponiamo, come dire, una vaccinazione. Il Covid, che ha procurato tanti danni a questo paese, ne stiamo uscendo, sta terminando attraverso una campagna, come dire, massiccia di vaccinazioni. Vaccinazioni che hanno coinvolto gli esseri umani, hanno coinvolto i cittadini italiani e questo ci consente di uscire fuori da questo handicap grossissimo. Vogliamo fare la stessa cosa con gli animali? È un punto interrogativo, non siamo degli scienziati, però possiamo dire che se il vaccino ha funzionato con gli esseri umani, noi pensiamo che il vaccino possa funzionare anche con gli animali. L'intera filiera bufalina quanti posti di lavoro produce, diretto e come indotto? Sono centinaia di migliaia di posti di lavoro, oltre che centinaia di milioni dal punto di vista economico. Sicuramente in provincia di Caserta abbiamo il 60% delle bufale a livello italiano e abbiamo il 50% di produzione di latte e di mozzarella di bufale DOP. Quindi una filiera importantissima che se dovesse venir meno, ecco, mette per strada centinaia di allevatori che in questo momento, appunto, in questa occasione stanno dimostrando come dire, le loro preoccupazioni. Lo stanno facendo in silenzio, con moderazione, però lo stanno facendo. Quindi è ora ed è opportuno che le istituzioni prendano le necessarie come dire, i necessari provvedimenti perché questo problema cessi. La protesta di stamattina è una protesta molto riuscita, insomma, sono venuti tanti allevatori a sostegno di questa necessaria alzare la voce, insomma, per cercare di salvare un settore così in crisi. C'è bisogno anche di ripristinare legalità in questo settore. La filiera ha risposto positivamente. La Coopagri di Caserta, che è l'artefice di questa, come dire, di questa iniziativa, deve essere ben felice di averla fatta, perché i trattori, come dire, è una fila lunghissima, non sono entrati tutti nella piazza, non li abbiamo contati, lo faremo alla fine della manifestazione, però credo che la presenza degli allevatori, degli agricoltori sia sintomatica di quanto, come dire, questo problema sia sentito e di quanto questo problema debba essere risolto. Avete chiesto un incontro con i vertici regionali? La Coopagri Caserta ha chiesto un incontro con i vertici regionali. Come nazionali abbiamo chiesto un incontro al sottosegretario Gianmarco Centinaio alle politiche agricole e forestali che ha la delega per le produzioni DOP. Il sottosegretario ci ha concesso di riceverci martedì 12. In quell'occasione metteremo sul tavolo del Ministero tutte le nostre preoccupazioni e faremo in modo,
di come dire, convenire con il sottosegretario un percorso che coinvolga gli allevatori e quindi li renda partecipi di questa decisione. Grazie vicepresidente, in bocca al lupo, arrivederci. Grazie a voi, buona giornata.